E Investiti d'Epoca sono qui per la 14ª edizione del Certame di Popoli. Tutto iniziato mercoledì con lo Zurlo della Bandiera, per poi terminare domenica pomeriggio con il corteo e il palio e la sera la rievocazione storica. Andiamo a vedere com'è andata. Domenica andiamo ad ascoltare i protagonisti di questa rievocazione storica, dal presidente Vito Marino, Andrea Marino, Bruno Dinisio, colui che ha animato il pomeriggio e la serata, e infine il capitano del Rione Vincente. E sono con Vito Marino, presidente del Certame di Popoli. Insomma, questo pomeriggio è andata tutto bene, un corteo che ogni anno aggiunge elementi. Allora, quest'anno abbiamo puntato molto sulla scenografia, quindi sulle dame e sulla scenografia come il palco e tutto altro che c'è intorno. Perché sulle altre cose siamo abbastanza, non voglio fare il presuntuoso, siamo abbastanza bravi. Eravamo un po' carenti sulla scenografia, sul corteo, e quest'anno sono soddisfatto perché in effetti il corteo è stato bellissimo come tutta la manifestazione fino ad ora. Sicuramente anche dopo, ma noi grande partecipazione da parte del pubblico che ha anche tifato in maniera, insomma, il proprio rione. E questo è il nostro obiettivo, creare i rioni, riportare un po' popoli un po' indietro, dove le persone erano attaccate alle proprie origini, e questo ci fa immensamente piacere di tutto ciò. Il tifo per noi, quando sentiamo il tifo, siamo soddisfatti e felici. Andrea Marino, successo di pubblico per questo certame e per questa serata. Sì, una bellissima serata che, da come avete potuto apprezzare, è iniziata con la bellissima accensione della piazza, seguita dal tiro dei balestrieri. Dopodiché abbiamo apprezzato i bravissimi musici e sbandieratori di Popoli e una bellissima esibizione dei trampolieri e dei trombonieri di Cava dei Tirreni. Ovviamente lo spettacolo serale è stato uno spettacolo basato sui colori e sui fuochi, ovviamente. Bellissima l'esibizione della compagnia teatrale, che quest'oggi ha fatto uno spettacolo veramente bellissimo, e ovviamente poi giochi pirotecnici. Ovviamente è stata una manifestazione molto difficile da organizzare, abbiamo gestito quasi 300 figuranti provenienti da Lanciano, Sulmona, Cava dei Tirreni, ovviamente il gruppo casalingo, però è sempre una grande soddisfazione perché soprattutto i cittadini apprezzano e i turisti ci fanno sempre i complimenti e ci chiedono di continuare la tradizione. Una tradizione anche quella che riguarda gli sbandieratori, perché qui a Popoli c'è una grande tradizione. Abbiamo visto anche l'esibizione di una bambina di 12 anni, una ragazzina di 12 anni che è tra le prime classificate della sua categoria a livello nazionale. Sì. Allora, a Popoli abbiamo iniziato con gli sbandieratori nel 1999. Io ho l'onore di essere stato uno dei primi quattro sbandieratori di Popoli e siamo arrivati ad oggi. Abbiamo fatto dei grandissimi progressi. Ci siamo iscritti nel 2013 nella Federazione Italiana Sbandieratori, la FISB, e partecipiamo appunto dal 2013 a gare nazionali.
Diciamo che risultati eccelsi li abbiamo raggiunti con i ragazzi piccoli, ovviamente, perché è uno stile di sbandierata molto difficile, avete potuto vedere, quasi paragonabili a giocolieri questi sbandieratori, un vero e proprio sport. E quindi i bambini vanno allenati sin da piccoli e noi abbiamo la fortuna di avere molti bambini, una delle scuole di sbandieratori più grande d'Abruzzo, e speriamo di continuare sempre così. Una città di popoli che veramente grazie a voi è conosciuta veramente ovunque. Eh sì, grazie, infatti esportiamo ed esporteremo nei prossimi giorni il nome di Popoli in moltissime città abruzzesi, ma anche in Italia. Una delle uscite più belle che facciamo è l'uscita di Ischia, nella festa di Sant'Alessandro, che ci sarà il 25, 26 e 27 agosto. Noi saremo presenti e siamo molto felici perché ha una grande rilevanza a livello nazionale. Complimenti. Grazie. Con Bruno Dinisio, un certame di popoli veramente di gran successo, sia il pomeriggio che la serata. Beh sì, un po' come tutti quanti gli anni abbiamo organizzato qualcosa di veramente grande, che cresce di anno in anno, e devo dire che quest'anno ha avuto un grande successo, soprattutto per quanto riguarda la gara del pomeriggio per l'assegnazione del palio. Quest'anno una gara molto combattuta, dove coloro i quali l'anno scorso hanno vinto si sono trovati soltanto al terzo posto, quindi immaginate come si sono rinforzati e preparati gli altri. Nella serata ci saranno altre sorprese molto molto interessanti, divertenti e soprattutto spettacolari, quello che piace poi per questa manifestazione al pubblico numeroso che naturalmente sarà presente anche stasera come tutte le altre volte. Ma voglio aggiungere che quest'anno è stata interessante questa serata, perché abbiamo avuto la tua presenza, insomma, che naturalmente ha abbellito e arricchito anche questo pomeriggio e questa serata stessa. È veramente stata, per me era la prima volta, io vi ringrazio per tutto, anche perché abbiamo visto cose che io non avevo mai visto prima, soprattutto ecco anche da Cava dei Tirreni, i vari gruppi che si sono poi avvicendati qui in piazza hanno creato veramente uno spettacolo fantastico. Ma è vero, Cava dei Tirreni è un po', come dire, il punto forte di queste serate, perché è già la quarta o quinta volta che viene qui, quindi sono abitué, perché sono dei fedelissimi, perché piacciono tanto, perché fanno tanto rumore. Oggi il rumore è quello che sposta un po' gli equilibri della felicità. E poi abbiamo tutti gli sbandieratori del gruppo di Popoli, che sono molto bravi, molto preparati, che durante l'anno si preparano tantissimo, soprattutto alcuni giovanissimi. Abbiamo una ragazza dodicenne che è tra le prime classificate a livello nazionale, quindi vuol dire che questa specialità sta andando forte qui a Popoli.
siamo con Luca, capitano del Rione Torre dell'Aia. Sì. Quest'anno vincitori, l'anno scorso secondi, quest'anno invece la vittoria è stata vostra. Sì, quest'anno abbiamo cambiato un paio di elementi rispetto all'anno scorso e anche grazie a un sorteggio favorevole siamo riusciti ad arrivare alla finale e vincerla con un po' più di nonchalance rispetto all'anno scorso, diciamo. Bene, un Palio che comunque raccoglie sempre tantissime persone, il tifo per voi è stato anche tanto, insomma immagino siete soddisfatti tu e la tua squadra. Sì, sì, è stato un bel Palio quest'anno, molta gente sugli spalti che tifava, ci siamo divertiti insomma. Ora si pensa all'anno prossimo o ci godiamo un attimo la vittoria? Adesso ci godiamo la vittoria e per l'anno prossimo ci si pensa. Termina qui questa rievocazione storica a Popoli con un grande successo di pubblico.